decisamente particolare il 2020, che però anche in ottobre ci ha regalato la possibilità di godere di momenti musicali deliziosi, come la sera di sabato 10 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gravellonatoce, dove per un paese a sei corde si è esibita Federica Artuso, appassionata virtuosa di chitarra classica. Una serata totalmente al femminile, con l'esecuzione di brani di importanti autrici di diverse epoche. Si apre la sua 28ª edizione in un clima generale dominato dall'incertezza, in cui tutti insieme abbiamo il difficile compito di ritrovare fiducia ed equilibrio. La pandemia ci ha fatto scoprire brutalmente quanto siano fragili alcune delle nostre più radicate certezze sulla solidità e sulla sicurezza della società. Ci ha però anche permesso di riconoscere quali risorse possiamo considerare veramente indispensabili per la nostra vita e la nostra convivenza. Sicuramente lo stare insieme, e questa sera è una piccola occasione però importante, lo scambio quotidiano di relazioni e la cura, il lavoro e la scuola, la vita nella natura, la fruizione di tutte le espressioni creative e artistiche proprie dell'uomo. L'edizione di quest'anno vuole essere l'occasione per riscoprire con una rinnovata consapevolezza tutto il valore di queste risorse, mostrando quanto le arti e la cultura siano beni insostituibili per il nostro sviluppo armonioso e strumenti di difesa straordinari per affrontare le avversità che si presentano sul nostro cammino. Per quanto riguarda la serata di questa sera, io ringrazio Lidia e l'associazione La Finestra sul Lago e il Paese Sei Corde, con il quale collaboriamo da diversi anni. Chiedo lei gentilmente di presentare il concerto. Ringrazio l'artista che so che è venuto da Vicenza addirittura, e auguro a tutti voi una buona serata e arrivederci anche ai prossimi incontri. Grazie. Facevo i conti oggi, è davvero già molto tempo che il comune di Gravellona ci ospita e abbiamo sempre cercato di portare musica di
buon livello. Questa sera iniziamo con questa serata dedicata alla chitarra femminile, veramente a 360 gradi, un'artista splendida, Federica Artuso, che avevamo già incontrato 7 anni fa al Paese a Sei Corde, a Casale Cortecerro, quindi non eravamo neanche così distanti. È cresciuta tanto e ha questo suo lavoro di ricerca su queste autrici ci ha veramente colpite. E nella linea dell'ottobre culturale si va a collocare perfettamente, perché ci saranno diversi altri incontri qui a Gravellone dedicati alle donne. Quindi ci fa piacere avere Federica Artuso qui. Ringraziamo il Comune di Gravellona perché fino all'ultimo non sapevamo se saremmo potuti arrivare a Gravellona col Paese Sei Corde, e Federica Artuso si doveva esibire ad agosto in un altro comune, ma siamo riusciti a recuperare questo concerto proprio qui. Quindi è un triplo regalo questa serata, siamo davvero riusciti a realizzare una cosa che fino all'ultimo non sapevamo se si sarebbe potuta fare. Una serata femminile singolare a 360 gradi questa sera con Federica Artuso. Abbiamo assistito ai tuoi bellissimi brani, tutto di autrici donne, e quindi volevo chiederti qual è che preferisci fra quelle che abbiamo ascoltato. Beh, diciamo, tutte hanno qualcosa di appunto singolare e di originale che mi attira e che le rende uniche, però diciamo che ho un debole per Maria Luisa Anido, ecco, detta Mimita tra l'altro, io la chiamo così in confidenza. Ecco, ho un debole per lei perché sia per i brani che lei ha scritto, dove utilizza temi popolari, e così sia per le trascrizioni che ha fatto, perché è riuscita veramente a dire qualcosa di nuovo, pur con le musiche di Mozart, di Tchaikovsky, quindi musiche che solitamente si suonano con altri strumenti, però lei è riuscita a renderle sulla chitarra qualcosa di nuovo, e credo che questo la possa aver imparato dal suo maestro Miguel Liobet, che ha fatto appunto delle trascrizioni bellissime anche per duo di chitarre, dove ha reinventato certe musiche. Ti abbiamo visto molto concentrata e ci hai trasmesso tantissime emozioni, è stato veramente bello. Dove potremo ascoltarti? Ci sarà un CD presto? Sì, ci sarà presto un CD su Emilia Giuliani, l'opera omnia di Emilia Giuliani, suonata appunto con la Lacotte, che è la chitarra che ho utilizzato oggi, e uscirà per la Tactus, quindi si può acquistare sia in internet sia nei negozi di dischi, e appunto un CD con l'opera omnia di Emilia Giuliani. Thank you.
cosa ne pensi di questa serata qui a Gravellona per un paese a sei corti? Beh, io vengo sempre qui molto volentieri, ero già stata qui 7 anni fa e sono rimasta molto colpita dall'organizzazione, sia molto puntuale, precisa, ma anche calorosa, ed è molto importante per chi porta, appunto, per noi che portiamo la nostra musica. Quindi veramente mi rimarrà ancora un bellissimo ricordo e non vedo l'ora di tornare già, ecco. Benissimo, speriamo presto, ti ringraziamo per la tua musica, grazie. Grazie a voi, grazie.